sera. E direttamente dalla casa di Liscio, benvenuti nel Magic Mondo della Dance del Liscio. Prendersi dalla sacra del coniglio fritto di Valicella. E dal tour in Romagna sono i limitrofe dove abbiamo trascorso e abbiamo ricorso i nostri successi. Abbiamo riscosso tanti successi, ma anche un assegno scoperto che non si è ancora scoperto, che è firmato. Ma ora preparatevi a volteggiare sulla pista con noi, con gli Herpes e gli Isovira. Altro che Rao Casadè, che se l'ha nominato mi viene l'eritema. Mi ha rubato tutte le canzoni. Romagna mia, si chiama Romagna mia perché era mia, l'avevo scritta io. In Romagna sono più famoso di Vasco Rossi perché il mio nome, Herpes, è sulla bocca di tutti. Adesso andiamo a presentare i componenti della grande orchestra, signori e signori. Prego, alla chitarra, Luigi, che è quello che fa gli accordi con la chitarra ma anche con la Proloco. Al basso ci abbiamo Carlo, ex cugino di campagna di secondo grado. Alla batteria Renato, che usa le bacchette per i tamburi, le forchette per i piatti, eccolo qua. Al sax Angelo, che ha suonato tanto con le ali ma poi gliel'hanno spezzate quando l'hanno sentita. Alla fisarmonica Herpes, lo chiamano il mago della tastiera, solo quello delle donne è l'unico tasto che ormai non può più toccare, però bravissimo. E poi c'è lui, lo pago ma ancora non ho capito cosa sta suonando. Cosa suona? Scusa un po', prima un po', prima un po'. Ma cosa suoni? L'astrolino! Cosa suoni? L'astrolino! Si chiama scrollino quello lì! Ma da sempre! Senti un po', attacchiamo? Sì! Vai, tocca banda! Stop. Deficiente! Spogli qua! Mo dici un po' come ti chiami tu? Veramon! Senti un po', l'altra volta mancava qua il chitarrista e l'abbiamo venuto fatto venire dall'America. Questa settimana manca la cantante, dove l'hai messa la cantante? Se ne una nuova! Se ne una nuova? E cosa aspettavi a dirmelo? Dov'è questa cantante nuova qua? Nel pulmino! Dov'è? Nel pulmino! E come si chiama questa cantante qua? Assuntina! E chi l'ha assunta? È assunta te! E allora come mai non è qua? Chiamala, forza! La chiamo? Sì! Tina! Sentiamo un po' questa Tina, che io non l'ho mai sentita, che dovrebbe attaccare.